ragazzi, benvenuti. Un po' di treni, sì, perché siamo in stazione centrale a Milano. Ebbene sì, per voi il test con le antenne di Iliad sarà più di una posizione. Ho beccato qualche punto anche nuovo dove sono state installate. Memorizzate Netmonster, poi vi farò un video tutorial su questa applicazione, come funziona. Memorizzate questa schermata perché è la prova che questa è un'antenna di Iliad. Poi vi spiegherò perché. Siamo appunto sotto copertura antenne proprietarie. Facciamo un test subito. Scusate, devo spostarmi perché con due mani, due telefoni non è semplicissimo. Parto con lo speed test. Iniziamo con lo speed test in download. Attenzione, via. Io lo vedo come voi. Adesso parte. Beh, direi che comunque siamo sotto 4G+, 25 megabit in download. Insomma, non è poi proprio così male. Adesso io lo vedo al contrario nello schermo, ma vado a vedere il risultato. 21.3 in download. Vediamo l'upload. 17, 18, 16. Insomma, rimaniamo abbastanza stabili. Io rimango fino alla fine con voi. E quindi 21.3 in download e 16 in upload. Per essere un 4G non è, diciamo, la fine del mondo, ma per essere un inizio di antenne proprietarie, parliamo comunque di un inizio, quindi sono antenne appena installate, 20 mega in upload, 20 mega in download con le antenne proprietarie sono già una discreta connessione, considerando che le antenne sono nuove, una buona connessione discreta. Ma appena mi sposto, per dire, adesso voi non vedete, mi giro così 20 metri più indietro, andava a 50 mega in upload e 60 in download, quindi dipende dai punti. Adesso io ve lo faccio in live perché questi sono test importanti e di conseguenza mi sposto un pochino, arrivo fino a qui e rifaccio il test per capire se eventualmente c'è una differenza anche minima che a me interessa. Allora ripartiamo da questo punto, mi sono spostato di poco, lo faccio un po' in movimento, vediamo. Download, attenzione, parti. Ok, connessione, sempre rete proprietaria Iliad, vediamo un po', vedete, più o meno, adesso lo faccio in movimento, più o meno, addirittura cala qualcosina, dipende, vabbè, poi più o meno, lo tolgo perché più o meno siamo sui 17, 16, siamo più o meno mega sempre sui 20, sull'upload siamo sui 20, insomma diciamo in questo punto abbiamo una situazione di questo tipo, 20 download, 20 upload, magari più in fondo, che poi c'è un casino di gente che parte con i treni difficile, ero arrivato a 40 in download e 40 sui 50 e 50, quindi diciamo una connessione come primo test che porta un 20 mega in upload e un download in un punto, un 40-45 megabit in download e un upload in un altro punto, quindi discreto, buona per essere un'antenna proprietaria. Ci vediamo in un'altra posizione dove ho cuccato in un'altra zona di Milano che non è la stazione centrale, le antenne. A dopo, ciao ragazzi, ovviamente siete super tecnicamente fantastici. Ragazzi, ciao, bentornati, qui siamo in zona Romolo, altro test, altra schermata, poi vi spiego perché questa schermata confermerà che siamo sotto copertura Iliad. Me la avvicino ancora di più così lo vedete meglio. Allora, infatti dopo questo video dei test seguirà un video, penso già oggi, massimo domani, oggi, su quell'applicazione che si chiama Netmonster che permette di individuare le reti Iliad, vi spiegherò anche come. Ma passiamo subito allo speed test in un'altra zona che non è più la stazione centrale, ma mi sono arrivate soffiate dell'ultima ora di dove erano delle nuove antenne Iliad. Questa è una delle ultime e poi se riesco c'è un'ultima posizione dove le hanno appena messe e anche lì ero curioso di andarle a testare. E poi vi do già le zone, così se poi volete fare dei test voi ovviamente potete farli senza nessun problema. Intanto parto con il download. Sempre sotto 4G è abbastanza, un rating piuttosto basso, io sono in real, quello che viene fuori viene fuori, siamo sui 7-8 mega, quindi direi che in questa zona rispetto alla centrale noto una differenza. Comunque più sull'upload andiamo un po' meglio, vedo, no? Sull'upload andiamo un po' meglio, ma sul download siamo un po', insomma, un po' carenti, però poi dipende anche da pochi metri di distanza a altri fattori. 8 mega in download, 20 mega, 18.8 in upload. L'upload è simile stazione centrale, il download è un po' basso, ma come anche qua ti sposti magari di 100 metri aumentano di 10-20 megabit, però più o meno la connessione per essere un'antenna iniziale sul download è un po' carente, ma sull'upload è comunque una buona connessione. Vi saluto, alle prossime, ciao.
Ciao ragazzi, qui tra Lingani, Milano e zona Dazio, hanno installato 90 anni e mi è arrivata notizia, sono arrivato all'ultimo test di Iliad, parto con il download e l'upload, vediamo in questa zona, un'ultima zona, come andiamo. Beh, qua la velocità mi sembra veramente molto più elevata, un test veramente 136 megabit in download, secondo me non è affatto male. Antenne nuove ma performanti, ma poi dipende da molti fattori, ve l'ho detto anche prima. 35 megabit, beh, abbiamo un 40 megabit in upload, 131 in download. Cosa vuol dire? Vuol dire la zona, vuol dire quanta gente è connessa, ma soprattutto sono antenne nuove, un inizio di una nuova copertura tutta sola per i clienti Iliad, vuol dire nessuna saturazione di rete eccessiva, ci sono connessi solo i clienti Iliad, le antenne sono nuove, le prestazioni non possono che migliorare ampliando sempre di più la rete, la copertura negli stessi punti, a breve troverete velocità superiori, qua sono già alte, di là un po' meno, ma soprattutto non si satura la rete perché non c'è terran sharing, quindi questo è l'inizio di una rete proprietaria, è un inizio discreto, qua è ottimo, là in stazione centrale è buono discreto, a Romolo è discreto, nel complesso secondo me è un buon inizio, le antenne incominciano a esserci, i punti sono sempre di più e soprattutto sono proprietari, si connettono solo i clienti Iliad. Scusate, ci vediamo anche per il video di quell'applicazione che è NetMonster, questa che vi voglio spiegare poi con calma e bene. Ciao e grazie come sempre.